Pandarè, pane da re o pane di Reggio Emilia. È il nome del pane made in Reggio, un prodotto unico, frutto di un prezioso lavoro collettivo tra istituzioni, agricoltori e aziende molitorie locali e fornai di Reggio Emilia, ottenuto grazie a filiere produttive d'eccellenza al 100% di origine reggiana, utilizzando solo ingredienti di alta qualità assieme alle tecniche e al rispetto dei tempi di una volta. Per la prima volta da oggi verrà venduta anche la farina utilizzata per il pan de re, e quindi chi vuole farne uso in modo domestico da oggi potrà farlo. Una farina che, ricordo, ha qualità controllata, rispettosa quindi delle leggi regionali, quindi un pane completamente naturale che ormai è entrato a Reggio, diciamo così, tra i consumatori, ha riscosso successo, tant'è che nel 2013 ad oggi sono stati consumati 1000 quintali di pane, tra quello venduto direttamente dai forni a quello consumato nelle mense scolastiche. Da martedì 3 settembre a domenica 8, in concomitanza con la tradizionale sagra della Giareda, nel salotto cittadino formato da Piazza Gioberti, il cortile di Palazzo Allende, Corso Garibaldi e Via Emilia Santo Stefano, va in scena la quarta edizione di Pan de Re, festa del pane, dei forni e dei mulini di Reggio Emilia.